Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parleremo di tarocchi, ma lo facciamo in un modo diverso dal solito, perché oggi voglio proprio entrare nella simbologia archetipica dei tarocchi, che rappresentano a livello simbolico il viaggio dell'uomo ed è un cammino, secondo me, veramente molto interessante. Innanzitutto noi sappiamo che le figure dei tarocchi si chiamano arcani. Abbiamo gli arcani maggiori, abbiamo gli arcani minori, ma sono proprio gli arcani che sono in grado di distinguere un mazzo di tarocchi da un altro mazzo di carte, che sia un mazzo di carte da divinazione o che sia un mazzo di carte da gioco tradizionale. Se non ha gli arcani, significa che non stiamo parlando di tarocchi. Gli arcani hanno una sequenza e la sequenza di queste figure archetipiche è una metafora del viaggio simbolico dell'uomo e della crescita dell'individuo. Un mazzo di tarocchi è composto da 22 arcani maggiori e 56 arcani minori e mi voglio soffermare soprattutto sugli arcani maggiori. Le 22 figure degli arcani maggiori hanno dei nomi e delle immagini che rivelano come all'interno di queste figure siano nascosti dei significati profondi e dei misteri tutti da scoprire. Ovviamente, oltre alla singola carta, alla singola figura, vanno considerati anche i legami che ci sono tra le diverse figure. Ed è proprio qui che entriamo nel dettaglio, perché vedremo come i tarocchi rappresentano un viaggio simbolico dell'uomo proprio per la sequenza che hanno e per il legame delle carte tra di loro. Oggi noi sappiamo che i tarocchi hanno origine nel Rinascimento. E nel Rinascimento era presente una concezione del mondo che noi riusciamo a ritrovare nelle figure degli arcani. Gli arcani rappresentano una sorta di mappa filosofica del mondo proprio per come il mondo era concepito nel Rinascimento. Nei tarocchi noi in particolare troviamo la rappresentazione di autorità, perché troviamo imperatori, imperatrici, papi, papesse. Poi troviamo le virtù cristiane, in particolare la forza, la giustizia. Poi troviamo degli avvenimenti e dei cambiamenti, morte, resurrezione. E poi troviamo i corpi celesti, stelle, sole e luna. Durante l'Ottocento, alcuni studiosi affascinati da queste figure e dal loro mistero giunsero alla conclusione che i tarocchi rappresentavano un codice pittorico che custodiva e nascondeva alcuni antichi segreti. Per questo motivo chiamarono le carte arcani maggiori, che significa grandi segreti, e gli arcani minori sono i piccoli segreti. Però abbiamo detto che i tarocchi sono archetipi. Il primo a parlare di archetipi fu Carl Gustav Jung, che nella scoperta e nello studio dell'inconscio collettivo aveva appunto trovato questi simboli primordiali che sono presenti in tutte le culture, sono presenti in ognuno di noi e da qui lui aveva appunto scoperto l'esistenza dell'inconscio collettivo, che è molto diverso dall'inconscio personale, perché l'inconscio collettivo contiene appunto questi simboli primordiali che sono universali e sono presenti appunto in ogni individuo, ma anche in ogni cultura. Un esempio tipico di archetipo è l'archetipo del padre o della madre, perché non esiste una cultura che non sappia che cos'è la figura materna e che cos'è la figura paterna, perché al di là delle esperienze individuali e dei rapporti individuali che ognuno di noi ha avuto con i genitori, però tutti sappiamo che cos'è la madre nel senso universale, che cosa dovrebbe fare quantomeno, dovrebbe accudire, dovrebbe proteggere, dovrebbe guidare alla crescita, quindi questo è l'archetipo della madre, al di là del fatto che nella nostra esperienza sia avvenuto o meno, comunque tutti noi a livello simbolico sappiamo benissimo che cos'è e che cosa significa. E un arcano che rappresenta questo archetipo è ad esempio l'imperatrice. L'archetipo del padre è rappresentato ad esempio dall'arcano dell'imperatore e per ogni arcano comunque c'è il suo archetipo. Quindi gli archetipi sono dei concetti che sono chiari e accessibili a tutti. A livello simbolico, i tarocchi narrano una storia archetipica che è quella del viaggio simbolico dell'uomo e qui entriamo proprio nel vivo. Se lo vogliamo dire in termini molto simbolici, sarebbe il viaggio dell'eroe. Questo viaggio simbolico, questo viaggio dell'eroe si riflette nella sequenza degli arcani maggiori. Il viaggio comincia con il matto che rappresenta colui che viaggia, quindi rappresenta l'eroe.
Poi le carte da 1 a 7 rappresentano il viaggio terreno che si svolge nel mondo materiale. Le carte da 8 a 14 rappresentano il viaggio spirituale e le carte da 15 a 21 rappresentano il viaggio nel mondo celeste. Quindi gli arcani maggiori ci accompagnano in un viaggio metaforico che avviene attraverso tre mondi: quello materiale, quello spirituale e quello celeste. Quindi, se noi volessimo raccontare il viaggio simbolico dell'uomo attraverso i tarocchi, quasi come se fosse una fiaba, dovremmo dire che tutto comincia con il matto che rappresenta un giovane inesperto che parte in cerca di fortuna. Incontra una serie di potenti autorità terrestri che sono il mago, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore e il papa, poi trova l'amore, che sono gli amanti. E poi giunge al punto di arrivo del viaggio terreno con il carro. A questo punto si confronta con la più grande delle autorità, la giustizia, che lo induce a riconsiderare il proprio mondo. Si ritira in riflessione uscendo dalla società, l'eremita, impara a conoscere i processi della vita, la ruota, apprende le discipline che possono consolidare la sua energia interiore, la forza. Affronta prove difficili, l'appeso, un cambiamento importante con l'arcano senza nome, che è anche chiamato la morte, scopre il significato della vita con la temperanza, che conclude il viaggio spirituale e quindi comincia la terza fase del viaggio nel mondo celeste. Vince le sue paure più profonde, il diavolo, spezza il suo orgoglio, la torre, sale in cielo, le stelle, la luna, il sole. Affronta la prova finale, il giudizio, e a questo punto è degno della ricompensa più grande, il mondo. Diciamo che questo percorso è la metafora della crescita dell'individuo, perché ognuno di noi, quando viene al mondo e comunque deve vivere la sua vita, deve crescere, ha un po' a che fare con tutte queste cose, quindi a livello simbolico noi incontriamo comunque queste cose. E questo è un po' il viaggio simbolico dei tarocchi, che credo sia veramente molto affascinante. E quando voi fate i tarocchi, se riuscite ad immergervi in questo percorso, in questa simbologia, riuscirete anche ad interpretarli meglio, perché al di là della previsione del futuro, quello che si fa con i tarocchi sempre più spesso è proprio un viaggio introspettivo, un viaggio all'interno di se stessi, un viaggio per conoscere meglio se stessi. E conoscere tutte queste tappe vi aiuta a capire in quale punto vi trovate rispetto a questo percorso di crescita, che cosa vi manca per raggiungere la cosiddetta ricompensa finale, quali sono gli ostacoli, che cosa dovete fare, come dovete agire. Quindi in questo senso è veramente molto utile entrare proprio nella simbologia e imparare a leggere i tarocchi anche vedendo proprio qual è il viaggio simbolico. Io spero con questo video un po' diverso dal solito, di avervi, come dire, stimolato un po' di curiosità, anche un po' di fascino, perché no? Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.